l'esecuzione non è proprio per una ginnasta di questo livello, 6,60. Andiamo a vedere Georgia May Fenton. Quindi la Cina potrebbe, facendo bene il corpo libero, recuperare un paio di punti e quindi rendere anche questa finale ancora più combattuta fino all'ultimo attrezzo. La Fenton che ha ottenuto in qualifica 13,266. Ah, caduta anche lei, va a pareggiare un po' il conto con la Wong e potrebbe veramente approfittarne a questo punto la Cina, che ricordo è impegnata al corpo libero. Altro squilibrio brutto. Anche qui una grande imprecisione, dopo la ribaltata senza l'appoggio delle mani è rimasta arretrata con le spalle un po' indietro, quindi è stata anche brava a mantenere poi l'equilibrio. Brava, tre giri in accosciata su una gamba, elemento estremamente complicato. Alice D'Amato intanto al volteggio, non inquadrata, ha ottenuto un punteggio importantissimo, 14,166. Molto doppio raccolto, molto un po' storto, sì. No, non solo storto ma proprio gambe divaricate. Completamente divaricate, per cui